Massimo Zedda si dimette. Il consiglio comunale ha già ricevuto la comunicazione. Insomma, tutti a casa. Federico Ibba, area centrodestra, Popolari per Cagliari. Lei ha lanciato l'ipotesi, meglio la richiesta delle primarie nel centrodestra in stile Bari, cioè. Cioè, stile Bari, cioè il centrodestra di Bari, ha coinvolto 13.000 cittadini per votare il candidato sindaco ed è stato scelto un candidato sindaco in tempi anche molto relativamente brevi. 13.000 cittadini sono tanti, Bari è una città equiparabile a quella di Cagliari, con un sindaco del Partito Democratico, quindi il centro-sinistra come Cagliari, un sindaco anche lui che ha un rilievo nazionale perché il sindaco di Bari è il sindaco De Caro, presidente dell'ANCI, quindi è del tutto equiparabile a Cagliari come opzione. E i cittadini del centrodestra che ormai sono e vogliono partecipare, perché non è più la vecchia base del centrodestra, non dimentichiamoci che una parte ormai sta al governo, una parte sta all'opposizione, e quindi i cittadini del centrodestra hanno bisogno di partecipare. Ecco perché ho proposto le primarie, anche se il precipitare in queste ore della situazione sembra che voglia dire soprassedere alle primarie. Il sindaco di Cagliari merita un po' più di attenzione. Tra l'altro, lei ha proposto anche le primarie anche perché lei si vuole candidare sindaco. Ma no, allora, questo lo devo correggere, nel senso che ho detto questo, e il mio pensiero vero è questo. Se la coalizione accettasse le primarie, io che non ho partiti alle spalle, Si mi candiderebbe? candiderei per coerenza, perché chi propone le primarie ha anche il dovere poi di partecipare. È evidente che sarei tra quelli destinati magari a soccombere rispetto ai candidati di partiti molto più importanti. Ricordiamoci che per candidarsi alle primarie bisogna raccogliere le firme, non è una cosa che si fa con un semplice modulo di autocertificazione, ma in ogni caso sarebbe il modo per coinvolgere la gente e soprattutto le primarie, nel mio regolamento, in quello che ho proposto, prevedono che chi perde, chi arriva secondo, chi arriva terzo o quarto, si candidi nella lista di chi arriva primo oppure addirittura faccia una sua lista. È un modo per tenere la coalizione tutta assieme. A tal proposito, Iba, per ipotesi, si fanno le primarie nel centrodestra, lei non vince, vince un altro. A prescindere da tutto, lei a oggi ha un'idea, un desiderio, insomma, un nome da serie. Per me, a livello di centrodestra, andrebbe bene come candidato sindaco chi? No, evidentemente non ho un nome, altrimenti non ci sarebbe bisogno di fare le primarie. Per fortuna o purtroppo il centrodestra non ha un partito, come succedeva un tempo, che superava il 20%, che aveva quindi un diritto di prelazione nell'indicazione del nome del candidato sindaco. Oggi ci sono partiti che stanno intorno al 10% e ci sono partiti che sono molto vicini al 10%, che contano lo stesso a Cagliari, ma non c'è un diritto di primogenitura per nessuno, perché nessun partito è leader incontrastato a Cagliari nell'ambito del centrodestra. Quindi, in un ultimissimo flash, Quindi Ibba, io mi volendo auguro. comunque tener conto di quanto lei ci sta dicendo, non c'è nessuna primogenitura, quindi non deve reggere dal suo punto di vista il discorso che, quanto Lega Pistacchi hanno vinto in regione, qua a Cagliari debba arrivare da Forza Italia il nome. No, secondo me non è questo necessario. È importante trovare un nome che sia condiviso da tutti, ad iniziare dai consiglieri comunali che all'opposizione hanno fatto un'opposizione dura, se vogliamo, in questi 2 anni e mezzo, contribuendo in maniera determinante alla vittoria del centrodestra o al pareggio che c'è stato anche a Cagliari, altrimenti le cose sarebbero state molto differenti. Quindi il mio auspicio è che chiunque vada a governare, tenga conto del lavoro che è stato fatto da parte dei consiglieri comunali che sono stati sempre all'opposizione qui in Consiglio Comunale di Cagliari.